In questo tutorial andremo ad installare Jenkins su un droplet, su una VPS DigitalOcean utilizzando Ansible. Su questo canale esiste già un tutorial su come installare Jenkins tramite Docker, qui invece proviamo a installarlo tramite Ansible. Se volete sapere cos'è Jenkins, praticamente Jenkins è un sistema di automazione open source che appunto mi permette di verificare e testare il codice e poi trasferirlo appunto nel progetto in produzione, eccetera. Insomma, praticamente vi permette di gestire la pipeline di sviluppo di un software. E quindi questo è quanto. Quindi andiamo in DigitalOcean. Nel link in descrizione trovate anche un link per aprire l'account se non ce l'avete, e teoricamente vi dovrebbe dare anche un credito gratuito, forse 100 dollari, ora non ricordo bene. La cosa bella di DigitalOcean è che permette di creare delle VPS che vanno a consumo, quindi poi quando la distruggete non pagate più niente, quindi non avete un prezzo diciamo mensile o annuale, ma pagate per quello che usate. Quindi una volta che siete dentro il vostro pannello, andate su Droplet, create droplet, scegliete il sistema operativo, nel mio caso scelgo Ubuntu, poi andiamo qui, come vedete qua abbiamo quella che costa di meno, 5 dollari al mese o 0,007 per ora, quindi voi nel caso, se dopo aver fatto questo test, questa installazione, la distruggete, andrete a spendere solo 0,07 centesimi, e quindi questo rende la cosa molto comoda. Inoltre, poi facendolo con Ansible, se domani volete reinstallarlo, potete reinstallare in 2 minuti senza perdere troppo tempo, e quindi anche in questo caso avete comunque un risparmio. Quindi, poi qua scegliete la location, la più vicina a me dovrebbe essere Amsterdam o Francoforte. Pam, 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 pam. Scegliamo Francoforte. Qua potete inserire una password oppure potete utilizzare una SSK. Io userò una SSK che io ho già inserito, ma se non l'avete, andate qui e la incollate dentro. Andate nel vostro terminale, la generate tramite SSH keygen, e poi lei ve la stamperà appunto un file IDRSA, e quindi quando andrete ad aprire questo file troverete la chiave SSK e la incollate qua dentro. Io ovviamente non lo faccio perché ce l'ho già in memoria dentro l'account di DigitalOcean. Quindi fatto questo, possiamo andare a creare la nostra macchina. Ok, la nostra macchina è stata creata, questo è l'IP della nostra macchina. Ora andiamo a copiarci la nostra cartella di Ansible, quindi andiamo in etc. Ok, se volete installare Ansible eccetera eccetera, su questo canale trovate già tutti i tutorial, quindi non sto a spiegarvi ulteriormente diciamo questa parte, perché potete andarvi a vedere i tutorial precedenti su Ansible, ce ne sono circa 7-8, quindi che coprono abbastanza le varie funzionalità di Ansible. Quindi mi copio la cartella etc Ansible e me la vado a mettere in lavori personali samples. Ok, qua nella mia cartella dove tengo appunto i vari codici dei vari test che avevo fatto con Ansible per i tutorial precedenti, qua che ho una cartella che chiamerò Ansible Jenkins. Ok, quindi ora vado in, vado appunto all'interno della cartella.
quindi ora vado a modificare il mio file Ansible CFG. Vado qui su Inventory e anche qui tolgo il percorso e lascio solo host, perché non operiamo con l'Ansible ufficiale, ma appunto con il nostro Ansible in locale, quello della cartella appunto che abbiamo creato. Quindi salviamo. Ora vado su host, questo lo cancelliamo tutto. Ora creo una categoria di host che chiamerò developer, ma potete chiamarla DevOps, potete chiamarla come volete. Qua sotto incollo l'IP della mia macchina. Se operate come sudo, potete lasciarlo così e siete a posto, ma nel mio caso, siccome sono sul mio computer in locale e non posso operare come root, vado a creare un Ansible user. Aspettate, Ansible SSH user uguale root. Ok, una volta, poi ora apriamo appunto il nostro progetto con un editor. Andiamo a creare un nuovo file, ma potete chiamarlo come volete. Io lo chiamo jenkins.yelmo. Poi, allora, come avete visto nei tutorial precedenti, in realtà si possono creare dei ruoli tramite Galaxy, Ansible Galaxy Init. Questo nel caso avete molte configurazioni da mettere dentro, però siccome questa è solo una demo su Jenkins, lavoriamo su un file unico. Invece se avete configurazioni più complesse, andate a vedervi i tutorial precedenti in cui invece usiamo appunto i roles, anche perché comunque una volta che capite come funzionano i roles, poi dividere il nostro file di configurazione all'interno dei roles è abbastanza semplice, insomma. Andatevi a vedere il tutorial precedente se ne avete bisogno. Ok, una volta che abbiamo il nostro file di configurazione, per prima cosa andiamo a definire gli host su cui vogliamo lavorare, ovvero la categoria developer. Ovviamente qua potrebbero esserci più macchine che lavorano insieme contemporaneamente. Nel nostro caso è solo una, quindi diciamo che deve essere development come host. Poi andiamo a dirgli che vogliamo operare come root, quindi become true. E ora andiamo a cominciare a costruire le nostre task. La prima task che ci serve è installare Java, perché Ansible ha bisogno di Java. Quindi install open JDK, se vedete parentesi mettiamo Java, quindi usiamo il pacchetto apt due punti name due punti open JDK 8. Aspettate che vado un attimo a verificare se è il nome corretto, open-jdk8. Ovviamente no, il nome giusto è openjdk-8-jdk. Poi facciamo state present e update cache yes. Ok, una volta fatto questo, dobbiamo praticamente riprodurre all'interno del nostro Jenkins questa installazione manuale di Jenkins. Noi però dobbiamo riprodurre tutto questo all'interno di Ansible. Quindi per prima cosa dobbiamo ottenere una apt key, una chiave. Poi dobbiamo appunto aggiungere il repository di Jenkins alla nostra lista di repository apt, poi vabbè, apt update e infine possiamo installare Jenkins. Quindi partiamo con l'ottenere la nostra chiave.
Allora, per aggiungere la nostra chiave utilizziamo, facciamo così, quindi name aggiungi Jenkins GPGK, poi chiamiamo la funzione aptk, qua gli passiamo l'url e lo stato present. Come vedete, praticamente abbiamo convertito questo, come vedete, sudo aptk add. Guardate, questo indirizzo è lo stesso che trovate qui, quindi con questo comando abbiamo riprodotto questo. Ora andiamo ad aggiungere appunto il repository di Jenkins alla nostra lista apt. Per farlo facciamo così, quindi name aggiungi Jenkins repository, poi facciamo apt repository e gli carichiamo appunto il nostro indirizzo report deb, questo indirizzo binary, perché se noi ora andiamo qui, come vedete, abbiamo questo che, come vedete, è identico a questo. E quindi ora non ci resta, credo, che poter installare Jenkins. Quindi andiamo qui, facciamo name due punti install Jenkins. Poi anche qua, come abbiamo fatto sopra, facciamo apt, facciamo name Jenkins, ok. Poi facciamo uno state present e un update cache yes, e per come ora dovremmo essere pronti all'installazione di Jenkins. Però siccome io ho già installato Jenkins in passato, so che Jenkins, una volta installato, poi ti chiede di andare a prendere una chiave per poter accedere per la prima volta. Ecco, ok, qua. Allora, come vedete, quando la prima volta che fate partire Jenkins vi chiede di andare in var Jenkins home secret initial admin password, dove appunto ottenete una chiave per poter accedere la prima volta e ultimare l'installazione. Quindi vabbè, tecnicamente poi quindi dovremo connetterci alla nostra macchina e in SSH e ottenere questa chiave. Però, siccome la logica di Ansible è quella di riuscire a fare le cose, diciamo, in modo automatizzato, proveremo ad ottenere questa chiave stampandola qua direttamente sul nostro terminale. Per farlo quindi useremo il register e poi un output. Quindi andiamo qua, quindi finita la nostra installazione, finita la nostra installazione, facciamo questo comando name show code, o vediamo come la chiama Jenkins, che così la rinominiamo meglio. Mettiamo show initial admin password, show initial admin password, quindi la registriamo in una variabile chiamata out. E poi quindi, una volta che è stata, tramite il comando cat, appunto, andiamo a stampare appunto la nostra initial admin password, la storiamo in out, che poi ce la ritornerà tramite questo comando di debug. E quindi in questo modo dovremo poi riuscire a visualizzare la nostra initial admin password. Però prima di finire, forse qua dobbiamo aggiungere anche una verifica che un comando di verifica che Jenkins sia stato installato e sia attivo. Di qui mettiamo una task chiamata ensure Jenkins is running, e qua appunto andiamo a usare appunto il comando service, e quindi service Jenkins started. In questo modo andiamo a verificare che Jenkins sia attivo. Una volta che abbiamo verificato che sia attivo, appunto andiamo a lanciare questo comando cat per stampare la nostra initial admin password, la storiamo nella variabile out e la ritorniamo con
appunto con il debug, che così dovrebbe stamparcela appunto qui nel nostro terminale, in modo che poi la copiamo e la incolliamo dentro. Quindi dovremmo avere tutto, non ci resta che lanciare il nostro comando Ansible playbook Jenkins Yelmo. Lanciamo e ci dà errore, guardiamo come mai. Task is not a valid attribute for a play. Quindi c'è qualcosa qui che non funziona. Sono un pirla. In realtà è tasks, giustamente. Ok, tasks con la S al plurale. Quindi proviamo a rilanciarlo. No host matched. Ah, sono un pirlone all'ennesima potenza. Qua ovviamente deve essere development, invece era developer. Quindi il nostro ambiente di host development. Ok, generate development. Ok, forse adesso ci siamo. Andiamo a dare una pulita al nostro terminale. Proviamo a rilanciarlo. E forse qua vada tutto attaccato senza gli spazi. Proviamo. Ok, ora è andato. Ok. Quindi niente. Ansible underscore SSH user uguale root. Tutto attaccato, però ripeto, se già operate come root non avete bisogno di dichiararlo, vi basta un numero di IP. Comunque, vabbè. Ora vabbè, la prima connessione ci chiede appunto di confermare la nostra chiave fingerprint, quindi basta che gli diciamo yes e ora, come vedete, sta andando ad la connessione ok con la nostra macchina. Ora sta andando ad installare la OpenJDK, appunto Java. Ci metterà un po'. Ok, ora Java installato, sto ottenendo la chiave GPG per il repository di Jenkins, ha aggiunto il repository di Jenkins alla nostra lista apt, ora sta installando Jenkins. Ok, ora sta verificando che Jenkins sia attivo e ora, come vedete, è andato a chiamare la nostra initial admin password e ce l'ha ristampata qua. Quindi quello che noi dobbiamo fare è copiarci questa, però prima dobbiamo collegarci alla nostra VPS, quindi copiamo il nostro indirizzo. Andiamo qui, andiamo sulla porta 8080, che è quella dove opera Jenkins, quindi nostro numero di IP, porta 8080 e come vedete ci dice di andare a prendere la nostra password iniziale. In questo percorso, ma noi non abbiamo bisogno di farlo perché abbiamo usato questo comando che ce l'ha ristampata qua, quindi noi la nostra password iniziale ce l'abbiamo qui, quindi la copiamo, la incolliamo qua dentro, facciamo continua. Qua appunto ora possiamo andarlo ad installare, installa plugin consigliati. Ok, ora quindi non ci resta che andare ora a registrare il nostro utente amministratore. Salve, finisci. Save and finish, inizio a utilizzare Jenkins e come vedete ora Jenkins è attivo. E quindi per questo tutorial è tutto. Ora, siccome adesso, ma in futuro farò dei tutorial su come si usa Jenkins, devo ancora imparare un po' anch'io. Quindi ora, siccome non vogliamo spendere soldi inutilmente, andiamo qui nel nostro DigitalOcean.
Abbiamo la nostra macchina attiva da 31 minuti, quindi andiamo a cancellarla, a distruggerla. Distruggi questa droplet, conferma. In questo modo, per fare questo tutorial, avrò speso solo uno 0,01, uno 0,034 centesimi, insomma, molto poco. Se un domani avrò di nuovo bisogno di reinstallarlo, mi basterà creare una droplet, sparare il mio Ansible Playbook e entro 4 minuti avrò Jenkins installato. Quindi è questa poi la fine comodità di usare strumenti come Ansible, eccetera, che poi una volta che hai speso quella mezz'oretta di tempo per creare la configurazione, poi hai via la tua configurazione e tutte le volte che ti serve puoi lanciarla e installare quello che ti serve come dire, in un battito di ciglia. E quindi niente, per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.